Mister Tronconi, un bel inizio di questo campionato, domenica scorsa, una bella vittoria a Forte dei Marmi e dopodomani arriva il Gibi Borgo qui al Del Buffa per la prima in casa. Sì, è stata una bella vittoria, voluta. Siamo stati molto, molto bene in campo. Siamo stati molto compatti. È stata una partita in cui in fine abbiamo mostrato solidità. L'avevamo persa nella partita di Coppa con la San Giovannese, ma abbiamo ritrovato in quella partita le nostre certezze. Noi dobbiamo ogni domenica fare la prestazione. Lo sappiamo, dobbiamo dare il 150% per sopperire eventualmente a i vari tecnici che potremo incontrare con le altre squadre durante il campionato, ma lo sappiamo questo e ci stiamo allenando tutti i giorni al massimo per poter fare il meglio. Il Livorno è una squadra molto giovane. Abbiamo visto la partita che ha fatto contro la San Giovannese, è stata una partita tecnicamente e tatticamente importante da parte di Borgo, che ha messo dentro tanti principi, tanta tecnica nelle giocate, tante idee, e quindi è sicuramente una squadra molto, molto, molto difficile da affrontare. E soprattutto anche perché a quanto ci dicono è una squadra che fa dell'intensità una delle sue armi migliori. Sì, io ho visto soprattutto anche il primo tempo la San Giovannese molto intensi, hanno molto possesso palla, quindi sarà veramente una partita molto difficile da prendere con le molle e con la massima attenzione. Dicevamo, domenica prossima è la prima partita in casa e bisogna fare un richiamo al pubblico. Sappiamo, c'è la giornata del Gallo Blu, ci sarà una festa all'interno dello stadio. Quindi, che si sente di dire agli sportivi Ma io mi fini? sento di dire che già a Forte dei Marmi c'era un centinaio di tifosi e questo ci ha fatto molto piacere perché ci ha dato un'ulteriore spinta e carica oltre a quella che già avevamo e domenica facciamo l'esordio in casa in Serie D e quindi sono sicuro che il Buffa sarà pieno.